Schwanon, arte, arance, padre Pio, questa unione tra queste varie entità umane che interagiscono, sono sempre aspetti dell'umano, sono tutte creazioni dell'umano o di qualcosa che sovrasta l'umano, il principio umano, ma che si rivela all'umano stesso, in quanto l'umano non potrà mai cogliere ciò che non è coglibile dall'umano in sé. Quindi sono tutte creazioni umane o che trovano grazie all'umano al suo espletarsi, esplicarsi. È uno dei tanti misteri dell'esistenza, se siamo noi gli artefici o, qualcosa, o siamo la messa in atto di altre entità a noi sfuggono. È un problema da sempre che ci poniamo, il problema umano per eccellenza. Quindi Schwanon, padre Pio, quest'urna votiva, Villa Maina, Gennaro, Benito, mettere insieme queste due entità, il non vedere la profanazione, perché in fin dei conti si è sempre nel stesso ambito antropologico, ancestrale, culturale dell'umano, il mistero dell'umano che da sempre è presente, le tante cose che non riusciamo a sapere, a cogliere, le tante fantasie, il tanto fantasticare che ancora non si delinea. Anche l'arte qui entra in gioco, perché va a sondare quel mondo fantastico che è in noi e che a noi purtroppo sfugge. La natura non ci basta, perché solo l'elemento naturale non riesce a soddisfare tutte le nostre aspettative, il mondo fenomenico naturale. E meno male poi che ci sono queste forze che si mettono in atto qui. Ponza, Schwanon a Ponza, la grande chiaia di luna, questa magia della natura, questa magia di spiaggia presente lì, questi bei viaggi di Schwanon, gratuiti ma sempre vivi, alla grande arte Schwanon, arance, Ponza, Villa Maina, fondi, eccetera, eccetera. Saluti a tutti!